Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Thank you.
12 Lorenzo Molinaro e 12 Lorenzo Molinaro e 12 Lorenzo Molinaro.
il sogno che si realizza, quello che diceva all'inizio. Non ci stiamo tutti però, non voglio. Mettiamoci comodi perché non c'è nessuno che spinge, no. Il sogno che si realizza è una cosa stupenda. Te la ricordi la DNB? Mi ricordo tutto. È una settimana che ricordo tutto. E quindi ognuno ha fatto il suo passo, il suo mattoncino, quindi è giusto ringraziare tutti perché non è oggi sullo stagione che ha portato al Fortitudo di Serie A. Sono il primo mattone che abbiamo messo per la prima volta, quindi ognuno ha fatto il suo passettino. Poi è chiaro che ci sono situazioni, in tante situazioni non si va d'accordo, ci sono visioni diverse, però bisogna andare avanti. Se vuoi avere questi successi devi andare avanti, devi essere organizzato. E noi siamo organizzati, sicuro, noi siamo organizzati. Ascolta, 5 anni tu sei l'uomo che ha ripreso la Fortitudo quando non c'era nulla, l'hai riportata in Serie A. Il momento che ti è rimasto nel cuore di questi 5 anni? Ma ogni giorno mi è rimasto nel cuore, ogni giorno è importante della Fortitudo, cioè è un passo talmente forte oggi che non ci credo ancora, sono molto sincero, perché da Fortitudo in oggi bisognava perdere, invece abbiamo vinto. Quindi ci abbiamo provato, cosa è successo? Sicuramente è cambiato il vento e questo è molto importante, però sì, ci sono dall'inizio, ho voluto fortemente questa rinascita, ma ci sono 3 persone che con me hanno creduto sia dall'inizio, che sono Gianluca, non dico i cognomi, Gianluca, Gianfranco e Paolo. Che dal primo cognomi? No, loro sanno benissimo, E li ringrazio di cuore perché insieme abbiamo fatto un passettino alla volta per arrivare qua. Non ci abbiamo messo molto, se ci pensate, non ci abbiamo messo molto. Quindi secondo me un applauso a tutti noi va fatto. E va fatto anche ai nostri tifosi, perché senza di loro non andiamo da nessuna parte. Siete entrati nella storia della Fortitudo, Cristian? Questo per me è la cosa più importante. Non vi posso negarlo che ci ho pensato da sta settimana, che penso che essere io il presidente a portare la Fortitudo in Serie A va al di là di tutti i sacrifici, va al di là di tutto. Era un sogno importante per la mia famiglia, per mia moglie, per i miei 2 figli, cioè è la cosa che va al di là di tutto. La dedica? Soprattutto a loro che sono sclerotico, io questo lo so, c'ho un brutto carattere, lo so, quindi non è facile, un'altra è stato cosa, facile in questi momenti. I risultati al di là di quelli ovviamente hanno aiutato, però siete riusciti a portare anche la gente a tornare a innamorarsi del basket e della Fortitudo in questo momento? Ma sai, i risultati ti fanno come tutto lo sport, quando i risultati vengono tutti ti sono vicini. Io mi ricordo che quando siamo partiti, che eravamo in 3.000, assolutamente sì, e quindi eravamo in 3.000, quei 3.000 lì va dato un abbraccio forte e senza di loro non saremmo arrivati qua. Sai, dopo adesso era facile venire oggi, era molto semplice, e quando sono venuto qua, che eravamo, come dicevo prima, quelle persone lì e c'era la scrivania piena di polvere, dei sigilli, e sono un pazzo come me, come queste altre persone credevano in questo sogno. Quindi torna al derby. Ah sì? Che bello. Per me è la Fortitudo. Che bello. Però noi vogliamo fare, a prescindere del derby, vogliamo fare una tranquilla, con i piedi per terra come quest'anno. Sicuramente non avremo un budget importante, ma avremo sicuramente della gente che si butta, sgomita per portare a casa i risultati. Questo sì. Da domani si pensa subito alla Serie A. No, lasciami lavorare. No. Riposo adesso. Adesso un po' di riposo. Sì, un po' di riposo, ma come avete visto e avete scritto un po' tutti, stiamo già lavorando per il futuro. Cristian, te la faccio. Scusate, secondo te. Ti faccio una domanda, perché posso fare anche gli altri. No, dico, magari che potrebbe un attimo. Sì, rispetto all'annata in cui al Palagiorgio di Montichiari, a gara 5, no? Sì. Lì poi perso l'anno dopo con il Bozzecco. Insomma, cosa aveva di differente questa Fortitudo dall'inizio? Beh, sicuramente l'amalgama, come ho detto anche prima. È una cosa molto importante e noi su questo ci abbiamo lavorato fin da subito, di cercare dei giocatori che avessero quella mentalità vincente, dei giocatori che venissero con un proprio ruolo ben definito, anche 5 minuti, ma quel ruolo lì era determinante. E come avete visto, la panchina è quella che ha fatto la differenza nei momenti dei cambi, quindi ognuno sapeva quello che doveva fare. Questa è l'esperienza di questi 6 anni, di capire che sicuramente forse è meglio portare dei giocatori non troppo big, ma quelli funzionali. E questo è il lavoro che Carra e Antimo hanno fatto alla grandissima, e quindi le ringrazio di cuore. Però, come dicevo prima, non si può esaminare solo quest'anno. È giusto dare un grosso contributo a tutte le persone che hanno aiutato in questi anni la Fortitudo.
e questo ci tengo molto. Che se ne dica, Antimo in Fortitudo l'ha portato sottoscritto, perché Gianmarco poi ha rifiutato, Gianmarco aveva un contratto e con Marco era sicuramente la nostra primissima scelta, perché sapevamo che persona era, ci siamo incontrati diverse volte, che nessuno sa niente, e quindi insomma non era un, ero molto certo del ragazzo, che è intelligentissimo, preparato, equilibrato come noi, cioè è una persona che è molto meticolosa sul campo, quindi eravamo, però è chiaro che questa panchina brucia, questa panchina fa male, la pressione fa male, quindi oggi ha dimostrato di saperci stare, però è chiaro che il passo in A1 vuol dire avere una società bella solida, perché passeremo sicuramente dei giorni, non vinceremo come quest'anno tutte, speriamo, però ci dobbiamo preparare anche a soffrire un po' di più, quindi è difficile passare, dottor Tedeschi. Quindi no, siamo contenti, dai. Siamo molto contenti. L'ho già detto prima, i tifosi ci sono sempre stati, sì. Le parole per descriverli? Immensi. Non c'è una parola sola. Ci sono sempre nei momenti di grande difficoltà. Poi uno può dire sono pesanti o non pesanti, ma averli conta tantissimo e vanno ascoltati i tifosi. Per quello che abbiamo anche aperto Casa Fortitudo, perché io sono lì per sentire gli umori, per sentire cosa non va. E poi secondo me la trasparenza è la cosa più importante. Abbiamo vissuto dei momenti di merda, bisogna dire, dei momenti di merda. E quindi le chiacchiere non servono. Li hai imparati i cori? Oddio, dai. Ho imparato a fare qualcos'altro. I cori li devi fare qualcosa, ognuno i suoi ruoli. Da chi e da che cosa ripartirà la Fortitudo in Serie A? Ascolta, ma non riesco a fare più. Non fa già in difficoltà. Un gruppo ben solido, un gruppo importante. Sai, tecnicamente c'è Carraretto e Antimo che fanno questo di lavoro. Chiaramente ci metteremo lì a studiare quali saranno i giocatori più funzionali per fare la 1, questo sicuro. E poi chiaramente Antimo, ovviamente. Non c'è neanche bisogno di dire. Esatto. Una cosa bellissima e non ho parole. Ascolta, oggi con Ferrara ci sono stati dei momenti in cui hai avuto quasi paura che la festa fosse rinviata, la squadra cos'era un po' bloccata? No, paura no, ma attenzione, abbiamo iniziato, se non ricordo, 0 sotto da 3 prendendo buoni tiri. Mi dispiace per esempio per Cinciarini, che oggi ha fatto una brutta partita, però tradito dalla tensione, ma come ho detto, l'assenza di Pini, che si è infortunato, oggi era il giorno della festa e oggi non fa testo, ecco, quello, i ragazzi, quello che hanno fatto durante la stagione, tutti, dal primo all'ultimo, resta agli occhi dei tifosi, resta nei miei occhi, nel mio cuore, e quindi devo dire grazie a un gruppo fantastico, tutti, ripeto, dal primo all'ultimo. Scusa, la Fortitudo è un sogno che veniva da lontano, perché tu hai lavorato a Roma, a Reppe, c'era qui di in televisione o dal vivo, però la sua specialità. Se fai questo lavoro e vivi di pallacanestro non puoi non sapere cos'è la Fortitudo, quindi quando si è concretizzata la possibilità di venire qui era un po' il coronamento di un sogno. Dopo sì, buone stagioni a Ravenna, però ripeto, con tutto il rispetto di Ravenna, venivo in una città dove si vive di basket, dove si respira pallacanestro, e ripeto, avevo questo obiettivo non semplice, però sono molto soddisfatto. Cos'hai detto ai ragazzi nello spogliatoio? Ho detto che fino ad oggi tutti siamo stati bravi, società, staff, però le vere star di questa stagione erano loro e dovevano andare in campo per godersi questo momento e completare l'opera con l'ultima vittoria. Adesso l'ultima che poi torniamo. Possiamo dire, è tornato il derby in Serie A, e allora a tutti i ragazzi che hanno detto torneremo in Serie A, Martino, l'uomo della promozione, che cosa dice sul derby? Ma dico che sarà bello, credo che al di là dello schieramento è bello ritornare a giocare, i tifosi della Fortitudo meritano di sfidare un derby, credo che questa città meriti il derby e in assoluto la pallacanestro italiana oggi è più ricca con la Fortitudo in Serie 1. Cosa hai visto di questa stagione per la coach? Ma mi prende i miei meriti insieme allo staff, insieme alla società, perché abbiamo lavorato bene, però poi resto convinto del fatto che in campo ci vanno i giocatori, sono loro che difendono, sono loro che segnano da 3, quindi noi abbiamo fatto il nostro buon lavoro, però il grande merito a loro. Tutto nato a Lizzano, cosa hai detto in quel primo allenamento? Ma è nato tutto in una riunione
prima del primo allenamento, la sera prima, in cui io ho spiegato un po' la mia idea di pallacanestro, ho spiegato un po' le mie regole e niente. E poi le regole si sono definite giorno dopo giorno, ci siamo conosciuti, io ho fatto un passo verso di loro, loro verso di me, e alla fine abbiamo trovato un equilibrio importante. È stato troppo facile quel senno di poi? No, facile no, facile no. A volte credo che siamo stati bravi noi a farlo sembrare facile, ma credo in uno sport di facile non c'è niente, nessuno ti regala mai niente, e quindi quando non siamo stati bravissimi si è visto subito. Poi a volte siamo stati bravi a rimediare, a volte non ce l'abbiamo fatta, però credo nel complesso veramente una grande stagione. Grazie coach, grazie mille per portare dietro la fortitudo di questa stagione. È stato il segreto, diciamo così, di una stagione così? Programmazione, equilibrio, disponibilità e puntare su persone serie. Avete costruito anche una mentalità vincente che magari mancava, perché insomma avete cercato di vincere sempre tutte le partite. No, questo sicuramente l'abbiamo fatto dall'inizio, dal precampionato. In precampionato abbiamo perso una partita contro la Virtus Bologna, che gioca in un campionato superiore, altrimenti siamo stati impeccabili, e da subito abbiamo voluto questo, quindi siamo stati bravi poi a mantenerlo. E dall'anno prossimo ci sarà la sfida della 1. Ci sarà la sfida della 1, adesso godiamoci qualche giorno di festa, poi onoriamo il campionato perché è giusto che sia così, poi credo tra 3 settimane abbiamo tutto il tempo per programmare la stagione. As a goal we wanted to achieve, we got it done. I'm extremely excited for everybody, for the organization, for the team, for the staff, for the fans, extremely excited. Sono felice per tutti, ovviamente. Avevamo un obiettivo da raggiungere, l'abbiamo raggiunto. Did you expect before the start of the season that you can reach the goal? Ti aspettavi che... No, of course. We put the team together for this purpose. That was the whole reason. If it wasn't going to be the first place, we were going to be second place in the playoffs. We didn't know exactly the setup of the season. Well, I didn't know the setup of the season, but no, we put this team together to try to win a championship. Ovviamente avevamo messo insieme questa squadra proprio per raggiungere questo obiettivo. Certo, ne ero assolutamente convinto. Is this gift for your father? I mean, of course. I mean, every time I play, I think about him. I always say thank you to God just to have him. So, of course it is. Ovviamente penso al paradiso, era un regalo per mio padre, e tutte le partite che gioco penso sempre a lui. Altre domande? About the future? Do you like to play in Fortitudo? Ti piacerebbe continuare a giocare also in Fortitudo? The next year? Yeah, for sure. I mean, I love the organization, I love the city. And if the contract comes up where it's possible, I would love to do it. Sono ovviamente innamorato della città, dell'organizzazione. Se il contratto me lo concede, se insomma me lo rinnoveranno, sarà sicuramente un piacere. And about the derby with Virtus? Sul derby con Virtus. Year? Well, it's going to happen for sure now. It's Basket City again. So if I'm here, I'm excited for it. Sarò eccitato ovviamente di giocarlo, perché è sicuramente uno dei derby più importanti. Grazie, Kenny. Marco, una grande gioia, hai riportato la Serie A a Bologna, ma soprattutto nella tua Fortitudo. Sì, è stata veramente una bellissima soddisfazione. Sono come tanti altri attori di questa società parte di un sogno che diventa realtà. Credo che per il popolo e per tutti noi sia una gioia indescrivibile. Infatti si è visto già a fine partita qual è stata l'esplosione di gioia. È stato un cammino bello, bellissimo quest'anno, chiaramente le sconfitte sono state pochissime, quindi direi quasi magico questo percorso che ci ha portato alla Serie A. Il fatto di averlo raggiunto qui a Bologna con così tanto anticipo e dimostrando che questa fosse una squadra imbattibile è una grande soddisfazione. Si è già al lavoro per la prossima stagione, intanto vi godete questo finale di campionato, c'è ancora da vincere il 2018-2019, ci sarà lo scontro con l'altra prima promossa direttamente per vincere la stagione. Sì, il campionato non è finito, abbiamo fatto un passo importante, ci godiamo questo momento e poi da settimana prossima cominceremo di nuovo a ripartire, a pensare al nostro futuro. Chiaramente ora non abbiamo pensato a quello che sarà la Serie A, perché prima volevamo raggiungerla, quindi niente, ora ci godiamo questi momenti e poi ci sarà tempo e modo di pensare al futuro. La tua dedica per oggi?
Ma la dedico a questo popolo, alla proprietà che ha, Cristo, che ha creduto in me, al presidente Pavani, e quindi niente, a tutti noi che abbiamo lavorato dietro le quinte della squadra, la squadra che ha reso questa stagione incredibile, e poi lo dedico ovviamente a tutti, a tutto il popolo. Marco Carraretto era a Forlì, Marco Carraretto era a Brescia, adesso qua in un'altra veste, insomma ti porti dietro anche quei momenti? Ma chiaramente è un'esperienza e un'emozione diversa, mentre prima ero attore principale, quindi con emozioni su quella che poteva essere la performance, ora l'emozione è quella di aver completato un ciclo di lavoro che ha permesso a questa società di fare, di far sì che un sogno potesse diventare realtà, quindi probabilmente la percezione si avrà nei prossimi giorni, però l'esplosione di gioia che c'è stata alla fine per essere ritornati nel primo campionato italiano è una grande soddisfazione a quello che è il lavoro fatto durante tutto l'anno. Si è creato un grande feeling con Attimo Martino, con Cristian Pavani, con i giocatori, è stato questo, come dicono anche tutti, il segreto della fortitudo. Ma chiaramente in un ambiente sereno dove si condivide tutto si riesce a fare secondo me qualcosa di straordinario, quest'anno ne è stata la dimostrazione. Credo che in primis io devo ringraziare la proprietà nella persona del presidente Pavani che hanno creduto in me nel ruolo dirigenziale di importanza assoluta all'interno della società. E questa è un po' la soddisfazione di quello che magari poteva essere un punto di domanda e penso sia stato per loro anche una scommessa nel raggiungere un obiettivo che era sempre stato desiderato, che era sempre stato toccato ma che non era mai stato raggiunto. Quindi è una grande soddisfazione che ovviamente condivido con un team di lavoro incredibile, con una squadra di ragazzi stupendi e quindi è il giusto coronamento di una stagione incredibile. Grazie Marco, grazie mille. Si lavora per la Serie A adesso, c'è il momento della festa, però poi si sta già lavorando. Sì, ora ovviamente ti direi ci prendiamo questi giorni per festeggiare, per stare vicino al nostro popolo e per goderci questo momento. Poi abbiamo avuto la fortuna di finire con grande anticipo rispetto alle altre squadre, quindi abbiamo tempo di pensare al futuro. Un futuro che sarà stimolante ma dall'altra parte molto complicato perché è un ritornare in un campionato che non viviamo da tanto tempo con grandi cambiamenti e quindi ci faremo trovare preparati sicuramente. Stefano, c'è anche la tua firma in questo successo, hai guidato la squadra insieme ai primi allenatori ma spesso sei stato tu il protagonista sulla panchina, una doppia soddisfazione quindi quest'oggi. Ma sono un ruolo sostanzialmente dietro le quinte, faccio il mio lavoro dietro le quinte, va bene così, mi interessa sapere di avere contribuito a una cosa alla quale ci tenevo particolarmente, questa non è una piazza come le altre. Si sente un amore della gente nei confronti della squadra, della società incredibile e riuscire ad arrivare a oggi a contraccambiare questo amore è una delle emozioni forse più forti che si possono vivere da sportivo, per cui sono felice all'ennesima potenza. We came here knowing that we had one goal for this season, and that was to make it Serie A. That was the most important thing for this group, and we worked, you know, every day knowing that we had one job to do, and that was win enough games to make it a Serie A. And here we are, you know, five months later, with that dream is accomplished. C'era un solo obiettivo fondamentalmente per questa stagione, vincere questa partita, poi raggiungere la Serie A. Abbiamo lavorato solo per raggiungere questo. Is this a gift for the people of Bologna, Fortitudo fans? Obviously it's a gift for us too, but
you can tell by the passion of the fans, the people here. This is something that they wanted, and so you know, it's a gift from us to them, and you know, hopefully it brings a lot more good things for the Fortitudo fans. Choose the Fortitudo in the summer was the best thing for you. Of course, you know, I know coming here, you know, it was a you know, very historical club with a lot of things in the past, but we wanted to make sure that we brought them back to the goal. I was excited for that challenge, and you know, to be here, you know, saying I was able to be a part of this group, this team, to make it happen is pretty sweet. You did a bet. You get a race at the start of the season because you start from the Serie A and then Serie A too. Hai preso un rischio, hai fatto una scommessa inizio stagione. You win it. Of course, yeah. You know, I kind of bet on myself, bet on this team, bet on the vision, knowing that. I want to get back to Serie A, and this is the way to do it. It's a great organization, great group, great fan base, you know, and a great city. So I'm happy that I took this challenge and was able to make it happen. Sì, ovviamente ne sono consapevole, intanto thank you. Siamo una squadra con la S maiuscola, abbiamo due coglioni grandi così e quindi vogliamo, era il messaggio che volevamo passare, poi ai nostri tifosi, alla gente che ci guardava. Dedica volante, la dedico ai miei amici che mi sono venuti a vedere, alla mia famiglia che mi ha permesso, alle giovanili di fare avanti e indietro da Bologna, che è stato quello che poi mi ha permesso di essere un modesto giocatore, però che sono contento comunque del mio percorso, quindi per i miei amici, per la mia famiglia e per la gente che ci viene a vedere, che è incredibile. Ma quel cattivo non eri tu, era Treviso? No, ma guarda, io penso solo a dove sono adesso, non ho nessun tipo di... cioè, mi interessa essere qui e aver fatto bene qua in questa città per questa gente. Ma hai dimostrato che sei un giocatore da 1 adesso? Sì. No, non lo sono, sono un buon giocatore di Lega 2. Quindi per l'anno prossimo ti piacerebbe metterti alla prova o no? Ma guarda, in questo momento penso tutto. Aspettiamo la serie. In questo momento penso tutto tranne che l'anno prossimo. Penso dove andare a bere dopo, penso. Eccolo! Ascolta, il momento chiave di questa stagione per te, qual è stato? Come ho detto nell'intervista dei giorni scorsi, due momenti chiavi: Montegranaro in trasferta, dove abbiamo vinto una partita difficilissima, e le prime tre partite del girone di ritorno, che erano tostissime, e le abbiamo vinte tutte di 20 punti. Ascolta, il derby adesso? Pensiamo a festeggiare. C'era una promessa, un fioretto, fatto inizio stagione, il vostro personale dello spogliatoio, il vostro individuale. Certe cose non si dicono, non si svelano, però tutti ne avevamo. Tu sei arrivato 3 anni fa in pieno, diciamo, per la promozione, è arrivato un po' dopo, però è stata una stagione. Quest'estate, diciamo, io sono arrivato per i primi playoff, però mi sono fatto male e si perse. Poi la seconda volta si perse e poi quando con Pini ci siamo guardati in questa sala mi ha detto questa è la mia. Come si fa? Niente. Il nostro sguardo è il simbolo di questa stagione, lo voglio sottolineare perché è un gruppo così meraviglioso. Io ho fatto 13-14 anni di carriera per il professionismo e questo è il primo vero anno in cui tutti eravamo incastrati alla promozione ed eravamo c'era una super intesa l'uno con l'altro, quindi guarda, veramente un'annata meravigliosa su tutti. Certi giocatori, ma non solo i giocatori, ma anche le persone, perché abbiamo vinto proprio. Tu scendessi dalla 1 per venire in Fortitudo, adesso vi sali. Sì, ed è la cosa più bella, vi ho detto, scendi in Fortitudo dalla 1, ma per riportarla su e cercare di godersi una pensiera. Quindi adesso me la voglio godere e poi per il futuro ci sarà tempo. Sicuramente è stata una delle stagioni, se non la stagione migliore della mia carriera. Immaginavo.
Addio, 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 addio
culo Zanetti! Sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it.